torna l'Orient Healing su Rai Sport, grazie alla FISU, la Federazione dello Sport con cartina e bussola all'aria aperta, e torna da una terra bella, anzi bellissima, la Calabria. Siamo in provincia di Cosenza, per la precisione, nell'Alto Tirreno Cosentino, un'area che si estende in pochi chilometri tra il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Marino Riviera dei Cedri, per il Calabria Orient Healing 2019. Bentrovati allora dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarieti, come sempre qui al mio fianco. Ciao Pietro. Ciao, bentrovati. Qui siamo nella splendida Calabria, come giustamente anticipato. Due tipi di gare molto diverse, centro cittadino molto complicato, ricco di saliscendi e di scalini, e poi ci si sposta in una bella foresta. Abbiamo visto e stiamo anche vedendo in questo momento zona questa dove si praticano molti sport di mare, ma anche mountain bike, rafting nei torrenti interni, ed ora anche l'orientamento, ovviamente, perché è sbarcata la FISO da queste parti e quindi anche si è dato vita al Calabria Orient Healing 2019. Il benvenuto al territorio spetta a Angelo Napolitano. Sì, con piacere, benvenuti in Calabria, benvenuti in Riviera dei Cedri, benvenuti nel Parco Nazionale del Pollino. Siamo pronti per partire con questa esperienza fantastica, Sprint Race Tour nello splendido borgo di Orsomarso. La long distance a Saracena, ai piani di Masistro e Novacco. Territorio che ha anche gastronomia e eccellenze come i cedri. Ma il cedro è solo uno dei tanti prodotti di questo territorio che stiamo facendo provare, faremo provare ai partecipanti a questo evento. Tanto altro ancora da scoprire.